Let's go. Non devo aggiungere nient'altro, vero? Se non bentornati ovetti su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ovviamente. Prima di andare, queste sono le mie armi. Questi sono i miei scudi con ignicefalo e criocefalo. E questi sono i miei archi. Andiamo! Ti stavo aspettando, sai? Vieni, Link. C'è una cosa che ho bisogno di mostrarti. Che te ne pare, Link? Il castello di Hyrule, in tutto il suo splendore. Non ti ricorda niente? Quante cose sono successe qua dentro? Su, dai una bella occhiata a tutto quanto. Perché questo panorama sarà l'ultima cosa che vedrai. Spadaccino che è sopravvissuto al mio miasma, che massacra impunemente i miei preziosi schiavi. Cosa ti ha salvato quando ti ho attaccato al mio risveglio? Forse sarà stato quel patetico braccio. Ma poco importa, la vita a cui sei rimasto aggrappato finisce qua. Le sembianze di quella ragazza sono state perfette per manipolarti e tenerti d'occhio. Ma ora non mi serve più. Gli strumenti inutili vanno abbandonati. Il rattino nato dalla mia carne e dal mio sangue poni fine alla sua patetica vita. Ciccio, abbiamo già affrontato uno spettro Ganon. Non ho paura, non così tanta almeno. Ho comunque paura, ma devo stare a... Sono più di quelli che dovrebbero essere! Sono più di... Oh, ha poca vita? Ok, ok, devo sconfiggere tutti quanti. Hanno ovviamente le spade miasmatiche. Non ti azzardare a colpirmi. Mi ha colpito, però... Adesso devo riuscire a battere... Mi sto curando! Come? Aia! Ah! Con il corno del drago. Quindi ecco com'è possibile usare il potere del drago. Che in realtà sappiamo chi è. Ce ne sono altri? Sì, ovviamente ce ne sono altri. Aia! Ok, finché mi posso curare, aggiungerei che il semplice fatto di... Miasma. Stavo provando a dire il semplice fatto di curarsi è una cosa estremamente buona, solo che non lo posso fare per sempre. Bene, stiamo eccessivamente attenti. C'è un sacco di miasma qui. Potrei mettere la mia armatura antimiasma e in effetti mi sa che devo per forza farlo. Non c'è un punto per... Hanno convertito tutto quanto in miasma. Ok, 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 il miasma dopo un po' se ne va. Hanno cambiato arma. Avete davvero cambiato arma? Ok! Quindi hanno anche altre armi a parte le cose... Ah, le spade intendo. Ok, eccola qua. Mazza miasmatica. L'energia di chi la brandisce viene gradualmente prosciugata dal miasma. Questo è un modo per dare un sacco di armi a chi le ha quasi finite. Ma noi abbiamo la spada suprema. Hai anche una lancia? Vai! Cerchiamo di stare attenti e cerchiamo di colpire tutti quanti gli spettri Ganon. Non manca molto. La battaglia in sé non sembra essere troppo... Aia.
complessa. Però ovviamente se hanno una lancia hanno un reach molto più alto, quindi ci conviene stare più attenti. Sono dietro ad una colonna, mi avrebbe colpito lo stesso, non ha senso. Funziona il raggio? No, ovviamente, non abbiamo vita massima. E allora direi di finirla con degli archi, se ci riesco. Smettila di dare fastidio. Ok, fuori uno. Manca l'ultimo. E già che ci sto, addio, Spettro Ganon. E così non conti solo sul potere di Raul. Poco importa. Mi sbarazzerò di te in men che non si dica. Link, siamo qua! I portatori delle gemme segrete. Si può sapere chi sei? Rispondi! Se non sapete chi sono, allora vuol dire che le vostre gemme non servono alcun ricordo degli eventi dell'era degli dei. Io sono Ganondorf, le patetiche gesta dei vostri antenati. Non hanno fatto altro che rimandare l'inevitabile. Lasciate che vi mostri il passato, un assaggio di ciò che vi attenderà quando avrò recuperato il mio potere. Nostri antenati? Era lui! Allora il re dei demoni esiste davvero! Sì, non c'è dubbio. Quel re dei demoni che ha quasi soggiogato il mondo tanto tempo fa. Ganondorf. Ora che è tornato in vita, il mondo è in pericolo. Ma questo è un disastro! Se è davvero così, allora siamo spacciati! No. Al momento non sembra ancora nel pieno delle forze. Altrimenti, perché ci avrebbe risparmiato qualche istante fa? Torniamo al forte di guardia. Dobbiamo studiare un piano. Senti, Link, è meglio se vieni anche tu. Mi dai un portacuore? Quella intanto è una lancia. La lancia miasmatica. Ho fatto comunque bene a memorizzarla. Ricordi! Ecco, ne mancava qualcuno. Quindi avevate ragione, non dovevo andare a prendere adesso la spada suprema. Va bene, abbiamo fatto le cose non tanto in ordine. Però, prima di andare avanti, ovviamente, torneremo al forte di guardia. Ma, non mi teletrasportare. Ti prego non teletrasportarmi. Ok. Ma, avevamo una quest, o sbaglio, qui. Era, dov'era?
Era la mini sfida, non era una missione secondaria, ok? Nella sala del trono pare che la chiave siano le torce. Questa è la sala del trono. E sto captando anche uno scrigno da là sopra. La chiave sono le torce. Sappiate che non userò quasi mai le armi miasmatiche, a meno che non sia necessario davvero usarle. Però sono estremamente forti. Mi chiedo... Ok, stiamo attenti. Oh, mi chiedo se ci sia un modo per nullificare completamente il miasma. Siamo un po' troppo su, vero? Se... queste sono torce. Ah, era qui lo scrigno. Non era là. Vabbè, pazienza. Comunque, se queste sono torce, io ovviamente le accendo con uno e due con Yunobo perché posso. Eccola qua. Vero? Spero che sia lei. Per favore. Nuova tunica del campione. Un capo indossato da chi gode del massimo rispetto della famiglia reale di Rule. È stato migliorato grazie all'aggiunta di vari elementi, come ad esempio un nuovo spallaccio, che però Link aveva già nella scena della spada suprema, nel ricordo numero 1, intendo. 5 di difesa base non è affatto male. Bisogna vedere però se ha un effetto secondario. Vi ricordo quello che vi ho già detto? C'era un effetto secondario per la tunica del campione in Breath, solo che qui non sembra esserci. E c'è uno scrigno davvero qui in alto. Quindi voglio andarlo a prendere, poi andremo da Pruna. Fortuna che i saggi sono arrivati qui, altrimenti... Oh! Altrimenti immaginate il disastro. Torneremo alla luce del sole a breve, non preoccupatevi. Quindi dovrei stare abbastanza fresco. Dov'è lo scrigno però? È ancora più sopra? No, è qui. E se non sbaglio, qui era possibile vedere una certa cosa, sempre in Breath. E c'era un Korogu in cima a tutto quanto, quindi a quel punto lo vado a prendere. Qua c'era il... lo scrigno, ok. Qua c'era il, chiamiamolo, generatore. Che in realtà era... Che in realtà era il... il cuore, insomma, il bozzolo della calamità Ganon. Che a questo punto è abbastanza chiaro. La calamità Ganon è... solamente la litosi della mummia che è uscita da sotto il castello di Rule. Dammi quest'altro scrigno. Ce ne sono un bel po' di scrigni qui, mi raccomando. Zaffiro. Quindi a questo punto direi un rubino, visto che non ci sono gli smeraldi. Sarebbe bello vedere al posto di... Sarebbe molto bello al posto di... tolgo questa, grazie. Al posto di avere l'elemento ghiaccio per il vento... Un altro... C'è uno scrigno sotto di noi. Di vedere uno smeraldo che magari dà una folata di vento. Non sarebbe male come cosa. Bene. Dovevo salire per... il coso, per il Korogu. Però c'è uno scrigno qua. Non devo trovarlo se è già qui. Boom. Cosa sei? Una spada reale. Con colpo di grazia. Guardate, non voglio tenere queste cose, però... Tolgo il martello borchiato. Andiamo un secondo sulla cima del castello e poi dritti al forte. C'è un microscopico punto dove è possibile usare Ascensus qui. Mi sa che sbucchiamo proprio sopra l'ultima torre. Esatto. Devo davvero arrivare là in alto? Credo di avere abbastanza stamina, però... È un bel viaggetto per un Korogu. Oppure posso fermarmi qui? Scusate, che cos'è quello? Ho visto bene? Ah, sta piovendo. Ah, ha smesso di piovere. Ho visto bene? Sì, non sta tecnicamente piovendo. Questo! No, fammelo. Sì? Questo è l'arco del crepuscolo. Che ci fa qua sopra? Appartiene alla famiglia reale dall'antichità, usato dalla principessa nella battaglia contro le creature del crepuscolo. Scaglia potenti frecce a lungo raggio. E questo sparisce se... se lo prendo. Mi avete detto una cosa importante, intanto più cuori vuol dire più attacco per l'arco del re dei demoni, ovviamente. Tolgo questo. Però, mi avete detto che... lascia questo, grazie. Le armi rare si possono riacquistare. Quindi non è un problema quello. Ho fatto immensamente bene a salire qui. E se non piove vorrei continuare a salire. Ok, sulla
coda del simbolo reale, è possibile riposarsi un attimo. E anche qui. Siamo quasi nel punto più alto del castello di Hyrule. E ovviamente c'è un Korogu, che vi ho detto io. C'era in Breath e ovviamente c'è anche adesso. Devo solo sperare di riuscire a beccarlo. No, girati. Esamina pure. E adesso torniamo al forte di guardia. Vorrei però che fosse giorno, quindi vado a dormire un po'. Mi hai fatto prendere un colpo! E non c'è la la finta principessa Zelda. Quindi la scena della luna rossa cambia. Una volta sconfitta Zelda. Sconfitta Zelda, tra virgolette. Ah, questo vuol dire che tutte le armi sono respawnate? Quelle non negli scrigni, intendo? Quelle che erano nel castello di Hyrule? Wow, allora, beh, quando torneremo al castello di Hyrule, perché torneremo al castello di Hyrule per farmare roba, starò davvero molto, molto fresco. Là c'è Sidon? Sì. Quindi direi di andare a parlare con Pruna? O... sì, per forza. Pruna! Bentornato, sapevo che ce l'avresti fatta. Scusa se vado dritta al sodo, ma vorrei sentire tutti i dettagli. Bene, ricapitolando. Non c'è dubbio che ciò che hai visto al castello era lo stesso re dei demoni della leggenda sulla guerra dell'esilio. E coloro che hanno detto di aver avvistato la principessa in diversi luoghi, in realtà hanno visto un'impostora. È apparsa al castello di Hyrule affinché il re dei demoni potesse far cadere Link nella sua trappola. Lo sapevo che c'era qualcosa di strano in tutto questo. Hyrule piomba nel caos e la principessa Zelda non fa nulla per aiutarci? È troppo sus. Il cataclisma, i fenomeni che si sono verificati in varie zone, la falsa principessa. Tutto questo è accaduto perché il re dei demoni è tornato. Quindi, come ci ha mostrato la visione, la vera principessa Zelda non si trova nel nostro tempo, bensì nel passato, dico bene? Sì, immagino che sia proprio così. Sembra anche che la principessa Zelda stesse cercando di fare qualcosa per sconfiggere il re dei demoni nel passato. Esatto, i nostri antenati fecero una promessa alla principessa. Al ritorno del re dei demoni, i loro discendenti si sarebbero risvegliati come saggi, combattendo insieme a Link. Però la principessa Zelda è ancora nel passato, quindi non abbiamo idea di quale fosse il suo piano. È un peccato che non possa lottare al nostro fianco. E non sappiamo nulla nemmeno del re dei demoni, a parte che è un malvagio dalla potenza smisurata. Che cosa possiamo fare? Considerando quello che mi avete raccontato, pare che la principessa si stesse preparando al ritorno del re dei demoni nella nostra epoca, perciò deve esserci qualche indizio che ancora non conosciamo ora, nel nostro tempo. Hai ragione, non possiamo restarcene qui con le mani in mano, dobbiamo indagare per capire cosa possiamo fare. Sì, però, da dove cominciamo? Ah, ci sono! Avete detto che sono stati il re Raul e i sei saggi ad affrontare il re dei demoni nella guerra dell'esilio, giusto? Vento. Fuoco. Acqua. Fulmine. La principessa deve rappresentare il tempo. Ah! Ma certo. Eh? Ma certo cosa? È evidente, ne manca uno. Mineru. No? Si è capito dopo il primo dungeon. Esatto. Manca ancora un saggio. Potrebbe essere l'indizio di cui avevamo bisogno. Dobbiamo indagare. Il vostro potere di saggi si è risvegliato nelle rovine dell'era leggendaria, vero? Forse la persona che ci manca si trova in un luogo simile. Ha senso, anche se cercare per tutta Hyrule sarebbe un'impresa titanica. Se ci limitiamo ai luoghi dove si trovano le rovine risalenti a quella era, potremo avere qualche speranza. Bene, direi che abbiamo un piano. Ora ci conviene dividerci per velocizzare le ricerche.
Voi quattro, tornate nelle vostre rispettive regioni e raccogliete ogni informazione possibile su eventuali rovine di interesse. Link, tu cerca di scovare qualche altra pista che potrebbe rivelarsi utile per trovare il saggio mancante. È tutto nelle vostre mani. I cinque saggi. Non quattro, sono cinque. Oddio no, in realtà sarebbero sette, contando Raul e Zelda, però vabbè. Indagare nelle rovine dell'era leggendaria. Lascia le quattro regioni in mano ai saggi e concentra le tue indagini in altre zone. Ossia, dobbiamo solo rispettare la volontà della principessa Zelda e proteggere Hyrule. Ma il re dei demoni è molto potente. Innanzitutto, dobbiamo cercare il quinto saggio. Dopo il cataclisma, ho mobilitato tutto il gruppo di ricerca Zonau e sono venuta a studiare le rovine della civiltà Zonau. Ma finora le ricerche non hanno rivelato nulla che ci possa ricondurre al quinto saggio. Da qualche parte ci deve essere un indizio nascosto e dobbiamo trovarlo ad ogni costo. A combattere contro il re dei demoni nella guerra dell'esilio sono stati Re Raul e i sei saggi. La principessa Zelda era una di loro, la saggia del tempo. Ci sono anche il saggio del vento, del fuoco, dell'acqua e del fulmine. Manca un saggio all'appello. E da qualche parte deve esserci nascosto un indizio. Dobbiamo cercare meglio tra le rovine dell'era leggendaria. Ok. Per quanto tempo devo fare finta di non aver capito che devo andare al villaggio Calbarico? Laggiù? Alle rovine anulari sospese? Cioè, è letteralmente l'unico posto, oddio, non è l'unico posto, però è uno dei posti più probabili dove ci sia un indizio. E, aggiungerei, vi ricordo che noi siamo già stati al villaggio Calbarico più volte. E lì, la finta principessa Zelda ha detto di non indagare sulle rovine anulari sospese. Quindi, mi sembra abbastanza ovvio che quell'ordine, quell'editto, insomma, sia completamente da stracciare. Mentre andiamo avanti, però, ci potrebbero essere alcune altre zone di interesse, oltre il villaggio Calbarico. Abbiamo da ancora esplorare tutta quanta Firone e anche la parte sud-orientale di Hyrule. Ci sarebbero i labirinti che devo ancora esplorare, però al 99% devo andare a Calbarico per procedere con la storia principale. Ci sarebbero anche, dov'è che stanno? Le steli. E comunque la quest delle varie stele, non è steli, si trova a Calbarico, quindi manco a farlo apposta. Devo comunque andare lì. Però adesso si fanno cose extra. Figuratevi se adesso non mi metto a fare qualcosa di extra. Voglio andare lì. È così grossa come struttura. Quindi deve essere importante. Inoltre, perché non è respawnato? C'è stata la luna rossa, vero? Sì, e qui c'era un golem. Ma a quanto pare non respawna. No, non voglio fare fotografie, ciccio. Voglio che questo si metta magari così. Let's go. No, non te ne andare, non te ne andare tu. Ho bisogno di te per il futuro. Ecco, adesso intendo. Così posso andare ancora più in alto, vero? Vai. Abbiamo davvero la spada miasmatica, forse non conviene usarla, non voglio perdere vita. Vediamo un po', devo fare qualcosa qui, per forza. Proviamo a salire in cima? C'è uno scrigno in basso però. Prima saliamo in cima e poi vediamo che altro bisogna fare su quest'isola, che ha un nome. Oh, ok, stop. Sì, andremo in cima. Ma solamente per un motivo. Non ci ha detto come si chiama il posto. Ergo, da qualche parte ci deve essere un sacrario. Che in effetti io potrei controllare meglio facendo così. È in basso il sacrario. Quindi devo andare giù. Rigiù? Da dove spunti fuori? Ok. Prima di fare qualunque cosa, preferisco provare a raggiungere la cima. E visto che le rocce salgono, vuol dire che forse posso provare ad usare Ascensus da qualche parte. Oppure mi butto di sotto perché ho appena fatto un giro. Oppure uso un razzo e arrivo là sopra. Sì, usiamo un razzo e arriviamo là sopra, tanto ne abbiamo ancora un bel po'. Ve l'ho detto, prima o poi vi mostrerò il congegno Zonau. La macchina volante Zonau che voi mi avete consigliato. Ok. Però non adesso! Sali! Stavo per essere schiacciato. Avete presente quella scena in... com'è che si chiama? Oh. In Mission Impossible con l'ascensore... Perché non l'ha visto, non guardatelo, è...
forte. Cioè, oddio, per carità, è un bellissimo il film, però... Allora, devo salire ancora di più, no? Sì? Io salgo, eh? Davvero? Ancora di più? Ci deve essere un pulsante da premere da qualche parte, no? E questo sembra un posto perfetto per premerci un pulsante. Però non c'è nulla qui. Dentro l'albero c'è un Korogu almeno? Sì. Il fatto che la spada suprema non conta come slot nelle armi, giusto? L'abbiamo già vista come cosa. Quindi, mi chiedo se mi vadano bene anche 19 slot per le armi più spada suprema. C'era una cosa al centro qui, non preoccupatevi, non sono cieco, l'ho vista. Però è chiusa. Oh. Quindi, non dirmi che dovevo prima scendere e poi salire. Oh, va bene, tentar non nuoce, ma dov'è il sacrario? Si va giù! Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Se il sacrario è in basso. Eccolo! L'ho trovato. Ti prego, dimmi che non devo salire adesso. Visto che è qui il bottone, insomma. Vai, dall'altro lato. Ok, vai. Sarebbe stato così semplice salire con questi getti d'aria. Adesso il nome dell'isola me la dai? Ok, raffineria dello zonanio, celeste, mi raccomando. Va bene, si va su. La gioia però, mi raccomando. Visto che sappiamo adesso che devo salire per poi scendere, posso forse riattivare il sensore per lo scrigno, però lo riattiverò dopo aver raggiunto il sacrario. Sicuramente c'è una ricompensa. Non credo proprio che sia un puzzle. E dovesse essere un puzzle, ben venga. Dove arrivo? Fine qua? No, devo arrivare fine sopra, ok. Forse là ci potrebbe essere uno scrigno, sapete? In quella torre. Però lo vedremo più tardi. Se riesco soprattutto a non mordermi il labbro mentre vado avanti. Eccoci qua. Si è aperto il passaggio? Si è assolutamente aperto il passaggio. Cuoranello grande. Tutte le cose che danno cuori extra sono incredibilmente comode, quindi andiamo. Ah no, fermi. Andiamo, sì, ma ce l'abbiamo apposta questa. Vai. Attenzione. Oh, oh, oh. Vai giù. Vai giù. Oh, oh. Non devo assolutamente toccare questi. No! Ok, aspetta. Piano, piano. Buono, buono. Maina! Ok, raggiunto. Abbiamo raggiunto l'acqua, ok. E anche questo. Cos'è quello? È uno scudo di zonio massiccio. Ma noi abbiamo così tanti scudi buoni che mi sa che li lascerò qua. Sì, abbiamo armi troppo potenti per questo punto di gioco. Va bene. Tu però sei interessante. Vieni a me. Raffineria dello zonanio. Ci deve essere qualcosa, mi raccomando. Non può essere finita qui. Andiamo. Oh. Nuda abilità. Sappiamo già che cosa è. Grazie. Gravità. Bene. Non abbiamo proprio niente, vero? Esatto. Devo stare ancora più attento, allora. Si va, gente, si va. In avanti scoperta contro i golem. Farò un montaggio, non mi va di fare... Beh... Oh, c'è antigravità. Ecco perché si chiama gravità. Però sì, farò un montaggio. Sconfitto un golem, si passa ad un altro golem. Domanda. Vai. Ok, funziona, ma non abbastanza. Oh, sei uno di questi golem. Stop. Abbiamo un'arma, vero? Sì. Attenzione. Ah, l'ho unito allo scudo. Vabbè, pazienza, non importa. Ah, devo andare ancora più su? Mamma mia, sto giocando molto male, questo lo ammetto, mi raccomando. Però devo stare attento a quello che faccio. Tecnicamente ti posso prendere di sorpresa, oppure no. Qualcuno mi sta lanciando dei razzi, ma questo golem ha un'arma estremamente buona che voglio io. Ok, ce l'ho fatta. Nessuno mi vieta di provare una cosa alquanto pericolosa, ma probabilmente efficace. Bomba! Ok, sì, funziona. E lo spadone da capitano è estremamente comodo e forte.
Devo sapere se questo accende le bombe. Oh! Sì, li accende benissimo. A saperlo prima. Ok, manca solo un golem. Ah, due golem. C'era? Enfasi sul c'era? Una piattaforma là sotto che ci ha fatto arrivare fin qua. E tu sei l'ultimo golem. Sto parlando di quella piattaforma laggiù, mi raccomando. Ok, non è così complesso, però visto che si sviluppa in altezza è più difficile fare agguati ai golem. Questa è l'unica cosa che ho capito da questa prova di nuda abilità. Ok, ora però sto molto meglio. C'è per caso uno scrigno da qualche parte che non sia quello? Perché ho visto che c'è un qualcosa qui. E ovviamente, volete che io non ci provi? Vai! Oh! Vai! Ok! Cosa c'è qua sotto? Un bel niente, c'è un pistone che ci porta sopra. La gioia. Vabbè, almeno tu sarai buono, vero scrigno? Ho fatto una deviazione per fare questa zona extra, quindi devi essere buono. Zonanio grande. Non dico mai di no a dello zonanio grande. Adesso. Sensore. Scrigni. C'è uno scrigno laggiù nei paraggi? Qua sopra, eh? No, non devo cadere nella... Pensavo ci fosse ancora l'antigravità. Per questo ho detto più volte che l'antigravità è un problema. Va bene, mi sa che è sopra di noi. È letteralmente sopra di noi? Non troppo sopra di noi? Dov'è? È qui. Non posso andarci qui, però. Cosa vuoi che io faccia? Perché non può essere nel calderone, vero? Vediamo un secondo. Che poi questo è un calderone? È qui. Ah, è qua dentro. Devo arrivarci da sopra. Ok, andiamo sopra allora, se riesco a salire. Ah, ma c'è un crea congegni zonau qui. Guarda, te ne do anche una bella grande, quindi dammi roba buona, te ne prego. Razzi. Voglio altri razzi. No. Però... Ignicefalo, sono cose molto molto buone. E il fotocefalo sembra in realtà essere eccessivamente buono. Mi sa che non posso ancora cioè non posso risalire per di qua, quindi dovrò rifare il giro. La gioia. Ok, allora stiamo attenti e segniamoci che qui circa c'è qualcosa. Non riesco a capire. Ma io posso essere così stupido? Va bene, lasciamo stare, ok? Lasciamo seriamente stare, no. Cioè, io guardare leggermente più sotto al posto di fare un giro assurdo di questa roba, no, eh? Ah, quella non va, nessun problema. Letteralmente, basta usare ascensus qua sotto. Ecco come si prende lo scrigno. Io mi faccio il giro di tutta quanta l'isola più volte per andare qua, ok. Almeno devi essere importante, dai. L'orica di zonanio lo è. È un'altra parte del set di zonanio. Quindi adesso ne abbiamo due. E ovviamente tu non brilli più, mi raccomando. Bene, mi sa che ci conviene staccare. Sì, domani penserò a che cosa fare. Potrei anche andare al covo Yiga. Perché abbiamo tutti i pezzi dell'armatura Yiga, quindi fare qualcosa qui non sarebbe male. Devo controllare. See you next time, baby.